Siamo con Alessio Murgia, allenatore dei giovanissimi Sant'Adoro. Finta stagione, come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene, con la salvezza ciuffata ai play-out nello spregio con la Frassiniti. Raccontaci un po' le emozioni di questa doppia sfida. Guarda, abbiamo fatto non un miracolo, forse era difficilissimo, guarda, quest'anno salvarci. Soprattutto devo ringraziare i ragazzi che sono stati splendidi fino alla fine, un gruppo che è formato da, siamo proprio ricostruito da zero. Quando mi hanno chiamato il responsabile Zanzu del Sant'Adoro, del settore giovanile, ad agosto, ho accettato col solito mio impegno. E devo dire la verità, grazie anche alla società che è stata vicina, siamo riusciti a ricostruire un settore giovanile e soprattutto una categoria giovanissimi che ci conteremo tanto a tenere il titolo regionale. Certo. Importantissimo. Ecco, quali sono le difficoltà che tu hai trovato quest'anno? Ci sono magari meno ragazzi a disposizione, la concorrenza della zona si fa sentire? Sì, no, vabbè, Budoni, io lo sai, io alleno da 10 anni, ho allenato Budoni. Esatto. L'organizzazione soprattutto che è riuscito il Budoni, in Sardegna sono poche le società, quindi è normale, il confronto è impari, com'è. Però Sant'Adoro sì, proprio è il numero è limitato dei ragazzi, meno male la zona non è che non siamo Olbia, non siamo un grosso centro come Sassari o tra l'altro avete un campo assolutamente all'altezza, per cui il campo, l'attrezzatura, la società ci ha messo a disposizione tutto. Guarda, devo ringraziarli perché veramente sono stati vicini fino alla fine anche ai ragazzi. Ti devo dire la verità, perché salvarsi anche in un campionato giovanissimi regionali, certo, con le difficoltà che ci sono, lo sai, logistiche, di spese, tantissime, certo, tantissime problemi. Interprovinciale, tra l'altro dovendo andare a Oristano, per cui tanto. E sono stati sempre vicini e sempre in quell'atto devo molto ringraziare, perché non ho trovato nessuna differenza da Budoni, anzi. Ecco, ti chiedo una valutazione sul girone C, un girone nel quale il Ghilarza ha vinto il campionato e la Purifruti e la San Paolo hanno superato il primo turno, vuol dire che quindi rispetto anche al girone sassarese non c'era tutta questa differenza. Sì, sono stato molto contento soprattutto dall'amico Davide per il San Paolo, che a battere in casa la Mercedes era molto molto difficile. Comunque il Ghilarza era un gradino, si vedeva superiore, perché aveva 6 innesti mi sa del Cagliari, Calcio era una squadra che ha fatto la differenza nel girone, ha giocato a calcio molto. I complimenti molti vanno a Giovanni Casu della Purifurti, perché è una squadra che giocava a calcio veramente insieme alla Dorgalese, che sono state due realtà che per me hanno espresso uno dei calci migliori. Sì. E poi il solito non sorpresa è il Funni di Mister Coino, che gli ha messo la stessa grinta che aveva lui, la sua squadra ha rappresentato in pieno l'allenatore. Ha vinto la Coppa Disciplina addirittura, proprio. Già, proprio, perché anche noi eravamo in lotta con e immagina un po', infatti mi sorprendo. Gli ho fatto i complimenti a Antonello, perché oltre che la grinta, perché come la contraddistingue sempre le squadre soprattutto da Barbagia, sono molto grintose in cama, sono state molto corrette e tecnicamente, appunto, come dicevi tu, tutte queste squadre hanno cercato sempre di giocare la palla. Esatto. Forse magari non sempre in questa categoria gli allenatori, questa è una punzecchiatura alla categoria, pensano magari più a vincere le gare e non a insegnare ai ragazzi il possesso palla, ad esempio. Sì lo sai benissimo, quando Budoni ho vinto 4 campionati giovanissimi, però è capitato in tutti gli anni che il risultato faceva da padrone. Facile all'inizio dire no, l'importante è che giochino tutti, per alla fine quando vai a giocare con delle squadre conta sempre il risultato, si chiudono oppure cercano di non giocare. Ti dico che quest'anno ho visto belle squadre, tutte quante hanno giocato a calcio. Certo. Ecco, fammi i nomi di 3 ragazzi che ti hanno impressionato in questa stagione. Guarda, allora, i nomi di cioè il portiere è Diana della Maurizio Diana della Purifruti, bravissimo. Cocco del 98 del Tortolin, un ottimo prospettiva, un ottimo ragazzo, soprattutto del 98. E poi vabbè, ci sono diversi giocatori anche del Budoni, c'è sia i ragazzini, i piccoli, tutti quanti il gruppo 98 sono stati all'altezza del campionato, che era il primo anno, perché anche il Budoni ha giocato con la maggior parte sotto leva, no? Sì, sotto leva, quindi c'è da fargli un complimento a tutto quanto il gruppo che certo. È cresciuto.
Benissimo, noi ringraziamo Alessio Musi, ovviamente. Alessio, complimenti anche per il lavoro che hai fatto quest'anno a San Teodoro, cambiato diciamo la piazza, però sei riuscito comunque a raggiungere il risultato finale che era quello della salvezza. La speranza ovviamente è che il San Teodoro possa nel corso degli anni migliorare anche le sue squadre giovanili e possa arrivare ai livelli. Io se mi permetti un attimo, certo. Volevo ringraziare proprio i ragazzi da San Teodoro. Guarda, sai, allenare nel Budoning alla fine è molto, a volte molto più semplice che allenare un altro settore. Per me è stata un'esperienza che vale molto di più di vincere un campionato, perché giocare proprio, certo, per salvarti, certo, ammiri molto di più lo spirito dei ragazzi. E fino alla fine io devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno dato dal primo giorno, dal primo di settembre fino alla fine, il risultato. E mi dispiace anche perché la Frassinetti, che è la squadra che con me che retrocessa, era un'altra squadra che allenata benissimo da amministratori, e mi dispiace per loro perché erano dei ragazzi dello stesso spleen. È stato un play out, guarda, correttissimo. Il giocato, purtroppo una deve uscire. Certo. Ringrazierò quindi i miei ragazzi ancora molto di più che vincere un campionato. Assolutamente. Benissimo, grazie. Ti ringrazio a te.